inaugurata la nuova Piazza Garibaldi a Napoli. Centinaia di alberi, spazi dedicati alla cultura e allo svago. L'inaugurazione è avvenuta venerdì 29 novembre alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il sindaco Luigi De Magistris, che si è detto molto soddisfatto del lavoro fatto, e l'assessore Alessandra Clemente. La piazza rappresenta un grande spazio ricco di alberi, ci sono aree ludiche e per lo sport, negozi, ma anche aree adibite alla cultura e allo svago. Nello specifico sono presenti 130 alberi, uno spazio con 8 box, per cui verrà istituito un bando, una agorà, un parcheggio sotterraneo e una nuova illuminazione. Come specificato dal sindaco, sarà Metropolitana di Napoli a occuparsi della manutenzione ordinaria e del verde pubblico, mentre la manutenzione straordinaria, sempre a cura di Metropolitana, sarà preventivamente concordata col comune e verranno utilizzati a titolo gratuito gli impianti di irrigazione comunali per innaffiare le piante. Sarà inoltre garantito un servizio di polizia locale 24 ore su 24. Infine, il comune si impegnerà a potenziare la pulizia della piazza e dei marciapiedi. Ascoltiamo i protagonisti ai nostri microfoni. La bella notizia è che noi perché è un lavoro di squadra, dove il comune sta in testa, ma senza Metropolitana, Ferrovie e tanti altri interlocutori questo risultato non si sarebbe raggiunto, restituiamo una piazza che non si è mai vista a Napoli, almeno io ho 52 anni, una piazza così restituita alla città non l'ho mai vista. Una agorà con 2000 posti, strutture di calcio, un mercato che si sta per realizzare, wifi, 130 alberi, luoghi in cui vi sarà attività commerciale. Ieri sera abbiamo chiuso un accordo, Comune di Napoli, Metropolitane e Ferrovie, con cui già da subito, quindi già da stasera, ci sarà una gestione provvisoria della piazza, cioè un accordo che se non ricordo male dura 10 mesi, in cui noi garantiamo una serie di servizi ovviamente per la piazza, dalla pulizia al controllo e tante altre cose, c'è la videosorveglianza, Ferrovie si impegna a pagare lo straordinario alla polizia municipale dalla sera fino alle 6 del mattino, Metropolitana si impegna a garantire manutenzione del verde ed altro, quindi noi mettiamo in condizioni la città di avere una piazza godibile e vivibile da adesso. La vera sfida, che è una sfida che non riguarda il sindaco, riguarda il sindaco, in quanto napoletano, ma riguarda l'altro milione quantomeno di persone che vivono nella nostra città, cioè di realizzare un condominio condiviso. Cioè qui sarà una piazza che incontrerà albergatori, viaggiatori, turisti, napoletani, commercianti, residenti, immigrati, persone povere, persone ricche, e qui bisogna essere bravi a far convivere tutte queste esigenze. Il luogo più bello è l'Agorà, da cui già da questo Natale faremo delle iniziative culturali, la faremo vivere e quindi noi ci impegneremo perché questo condominio funzioni. E uno dei prossimi obiettivi nell'altra area della piazza è la realizzazione, che anche è finanziato, del mercato, in modo da superare anche una serie di situazioni di illegalità e di immagini non più guardabili che pure sono viste in queste zone, penso al mercato dei rifiuti ed altro. Quindi saranno tutte le condizioni anche per le persone straniere di poter goder meglio, anche in attività economiche legalizzate, una piazza che è una piazza davvero di tutte e di tutti, quindi una bella notizia. Io so che la sfida però comincia stasera, ma non è la sfida del sindaco, cioè qua se si perde perde Napoli, se si vince vince Napoli. Napoli significa i napoletani, anzi gli abitanti di Napoli, perché questa piazza sarà anche frequentata da molti non napoletani, stranieri che non hanno avuto ancora la cittadinanza ma che vivono a Napoli, e turisti e viaggiatori, e questa è la prima porta della città, quindi è una grande sfida. Però io sono molto contento, perché non era affatto scontato che riuscivamo ad ottenere per esempio circa 150.000 euro per pagare per circa un anno la notte alla polizia locale. Questa è una piazza controllata, però il vero controllo sarà quello popolare, cioè il vero controllo sarà quello della città che la vive. E per dare un segnale, già da Natale l'Agorà di 2000 posti ospiterà iniziative culturali e sarà inserita stabilmente nel programma del Maggio dei Monumenti, estate a Napoli, quindi sarà uno dei luoghi principali in cui noi faremo attività culturali. La lettera che è arrivata ieri dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte della struttura della ministra De Micheli è molto importante, perché noi se non avessimo avuto questa lettera che rassicurava dell'arrivo dei soldi dovuti a Metropolitana,
quindi alle imprese, ad altri, entro fine anno noi avremmo rischiato la chiusura dei cantieri. Quindi questo significa che noi adesso abbiamo il vento in poppa per rispettare il cronoprogramma del 2020-21, che è ricchissimo. Io ho fatto una riunione l'altro giorno, solo nel 2020 credo sono 3 stazioni che si inaugurano, arrivano i treni, quindi siamo alla svolta definitiva per il trasporto in ferro soprattutto, e non solo, perché qua è il nodo internodale, come si dice, appunto, come dicono i tecnici, dove c'è insieme doppio ferro, gomma, parcheggi, pedoni, quindi è veramente un grande giorno per la città. E devo dire, anche la lettera di ieri che ci ha rassicurato ci ha fatto respirare un po', perché il rischio di vedere i cantieri chiusi era un rischio concreto. Ringrazio anche, devo dire, le imprese, i lavoratori e le lavoratrici che hanno lavorato anche in condizioni di preoccupazione, quindi come qui anche si vede un senso di appartenenza alla città anche di chi lavora, le imprese, gli operai, un grande lavoro di squadra. Oggi è una vittoria veramente di una grande squadra. I soldi per la metropolitana, per la linea della metropolitana, come ho avuto modo di scrivere al sindaco prima della fine dell'anno, purtroppo c'era stato anche un problema tecnico ascrivibile al governo, non a Napoli, che abbiamo risolto il più rapidamente possibile non appena il sindaco mi ha informato, e quindi diciamo che i lavori potranno proseguire. Le infrastrutture al sud come al nord hanno ovviamente un tempo di costruzione che è quello che sapete. Detto questo, come al nord del resto, però detto questo, noi le stiamo o sbloccando laddove sono bloccate o progettando laddove abbiamo bisogno di progettare. Come ho già avuto modo di dire al sindaco, sto seguendo il completamento di quello che già c'è e sto valutando tutta la parte finanziaria di quello che ancora va fatto. Come sapete, questo è un processo che ha bisogno di qualche settimana, non è una cosa che si può liquidare in pochi giorni, però la determinazione del governo è quello di dare a Napoli la sua infrastruttura completa. Poi è ovvio che probabilmente non la vedrò da ministro, ma sono sicura che darò il mio contributo affinché questo accada. Una piazza nuova, una piazza che non c'è mai stata. Piazza Garibaldi è sempre stata traffico e macchine, adesso invece è un luogo dotato di tantissime funzioni, è un luogo del quale oggi dobbiamo iniziare tutti a prendercene cura. Abbiamo firmato un'importante convenzione, perché è quello che ci preoccupa il day after, cioè quello che accadrà domani. Una convenzione con la quale noi avremo videosorveglianza già attiva installata dal Comune di Napoli, la presenza della Polizia Locale, il cui straordinario di notte verrà sostenuto dal gruppo di grandi stazioni, e poi grazie a Metropolitana, cioè coloro i quali hanno realizzato le metro della nostra città, la possibilità di intervenire ogni qualvolta qualcosa verrà rotto. Io non voglio pensare ai momenti di rottura o di vandalismo di questa piazza, voglio pensare ai momenti di bellezza, però voglio comunicare questo intervento importante alla cittadinanza proprio per accrescere fiducia e responsabilità. Mettiamo nell'angolo i vandali e i prepotenti e appropriamoci di un luogo che adesso è la casa di tutti, la nuova Piazza Garibaldi.